anche un maialino nero. Dal recinto piano piano si avvicina e ci troviamo nel comune di Ciorlano. Vi faremo vedere anche delle bellissime immagini di Ciorlano. Ciorlano è un comune italiano di poco più di 300 abitanti. Le prime notizie su Ciorlano risalgono all'epoca medievale, quando il borgo veniva chiamato Zurlanum e successivamente volgarizzato in Zurlano. I Normanni ne fecero un feudo e poi sotto la famiglia dei Sanframondo di Cerreto Sannita fino al 1407, quando passò al dominio regio. A quell'epoca risale l'inizio delle lotte con i comuni vicini per ristabilire i rispettivi limiti territoriali. Limiti che furono sanciti definitivamente dopo il 1810. Fece parte della provincia di Campobasso fino al 1945, quando iniziò a far parte, come tuttora, della provincia di Caserta. Giuseppe, ci siamo quasi. Come puoi vedere dall'altro lato già si vede il Volturno. Questo è...